Benvenuti alla nuova puntata di Volontariato in Onda. Oggi ci occupiamo dell'associazione Aria Nuova ODV. Abbiamo con noi, le diamo subito il buongiorno, la presidentessa Daria Orfeo, benvenuta. Grazie, buongiorno e grazie soprattutto per l'ospitalità che date ad Aria Nuova. Cerchiamo di conoscere meglio proprio questa realtà. Aria Nuova è un'associazione, un'organizzazione di volontariato a sede a Castel San Giovanni. Ci siamo costituite a fine 2022. Siamo un gruppo di donne, appunto Aria Nuova è nata da questo collettivo femminile del quale fanno parte differenti donne che provengono da differenti realtà. Tutte quante siamo accomunate da aver svolto attività di volontariato in altre realtà e abbiamo deciso insieme di creare un contenitore nuovo che capitalizzasse le esperienze fatte. A chi vi rivolgete? Ci rivolgiamo prevalentemente ad un mondo femminile, ma perché crediamo da una parte che ci sia una maggiore disponibilità da parte delle donne di condividere delle situazioni di fragilità e delle situazioni di difficoltà. E quindi siamo anche aperte al mondo maschile qualora ritenessero opportuno avvicinarsi e perché crediamo che effettivamente le donne vivano dei momenti più delicati. Non siamo rivolte a situazioni di difficoltà sociali ed economiche, siamo rivolte a cogliere quelle difficoltà che sono quotidiane, nel senso che comunque crediamo che nella vita di una donna ci siano differenti vite contemporaneamente presenti nel quotidiano. Cerchiamo di dare, come dire, un sollievo, una condivisione. Quali sono i progetti recenti o i progetti in corso dell'associazione? Beh, sicuramente il progetto a cui noi teniamo di più, che richiede tutte quante le nostre energie in questo momento, è il Punto in Forma Donna. Il Punto in Forma Donna è un luogo, ma è anche un progetto. E noi due sabati al mese abbiamo dato la disponibilità all'incontro. Nel senso che abbiamo appunto offrendo il nostro tempo, che è sempre, come dire, un elemento prezioso nella vita, in questa vita quotidiana molto stressante, offrendo il nostro tempo abbiamo creato questo momento in cui chiunque può venire e chiedere oppure condividere piccole problematiche quotidiane cercando di trovarne una soluzione. Di cosa vi occupate principalmente? Ci occupiamo di aiutare nelle piccole problematiche quotidiane, quindi come si attiva uno SPID, come si entra nel fascicolo sanitario elettronico, come si gestiscono piccole pratiche, ma anche rivolte a persone che magari non hanno dimestichezza con l'italiano, che cosa vuol dire un documento, piuttosto che come si scrive un curriculum, come ci si presenta ad un colloquio di lavoro, quali sono le difficoltà che si incontrano nell'interpretare un testo oppure una richiesta, nel senso che appunto cerchiamo di trovare quei servizi per i quali non sono previsti sportelli dedicati, per i quali magari ci si vergogna anche di chiedere aiuto perché sembrano un po' delle banalità e siamo lì con l'esperienza, nel senso che nessuno di noi ha, come dire, una preparazione, non è fiscalista, non è contabile, non è amministrativo. Ma nel quotidiano tutte noi ci siamo trovate a dover risolvere problemi di questo tipo rivolti a queste situazioni e quindi con la nostra esperienza, che comunque viene anche da un'attività o lavorativa o appunto di volontariato, cerchiamo di venire incontro a queste piccole richieste. C'è un sogno per il futuro? Sì, assolutamente, tanti, nel senso che quello che accomuna tutte noi è quello di guardare sempre oltre, nel senso che in qualche modo non ci accontentiamo mai. E forse il sogno che fa da capofila, che fa da sopra i sogni, è quello di avere uno spazio che sia, come dire, a porta aperta. Quando vuoi, quando ti serve, se non ti serve ma hai voglia di stare, vieni. È una sorta di circolino. Questo è il nostro sogno, che tutte si sentano a casa. Grazie per essere state insieme a noi. Grazie, buona giornata e buona continuazione. Daria Orfeo, presidentessa dell'associazione Aria Nuova ODV, è stata ospite di Volontariato in Onda. Il programma è realizzato in collaborazione con CSV Emilia, Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.